Stoccolma, 1922. A fine maggio, sul lungomare dello Strandvägen, la primavera è già una promessa che profuma d'estate. Carl Wilhelm non sente né promessa né profumo. Quella primavera gli sta scivolando via senza che se ne accorga, come un pesciolino luccicante che sguscia vicino a riva. Carl sta risalendo a testa bassa dallo Strandvägen, indugiando sui sentieri in riva al mare, come per rinviare il confronto con i problemi. Anzi, con il problema che da tempo lo tormenta. Forse non avrei dovuto accettare questo incarico, si ripete. Camminando, sente il rumore delle onde che muovono i ciottoli della riva e il fruscio delle piccole imbarcazioni che scorrono nell'acqua. La specialità di Carl Wilhelm è studiare il lento movimento di piccole particelle in un fluido, piccoli movimenti che possono fare la differenza. Da bambino, gli piaceva lasciar cadere in un bicchiere minuscoli sassolini o granelli di sabbia e osservarne la danza dell'acqua, cercando di indovinare in che modo si sarebbero spostati prima di raggiungere il fondo. Newton amava descriversi come un bambino intento a giocare sulla spiaggia, contento quando trovava un sasso più liscio o più bianco degli altri. Carl Wilhelm era affascinato dai loro minimi movimenti. C'era una regolarità, oppure ogni sassolino si spostava nel fluido in modo del tutto casuale. Ora però quella viscosità e inerzia che conosce così bene se la sente addosso, come se fosse lui stesso una particella trascinata in un liquido denso e scuro senza possibilità di cambiare il proprio percorso. Poi, all'improvviso, la luce. Un raggio di sole si fa largo tra gli alberi e Carl Wilhelm non può fare a meno di alzare la testa mentre il raggio si riflette sull'insegna metallica del caffè, sul pontile. La luce dunque. Ma certo, questo risolve tutto. La particella riprende a muoversi nel liquido. Parole come giustizia o verità sono troppo astratte per una mentalità concreta e pragmatica come la sua. Ma anche una particella minuscola in determinate condizioni può dare il proprio contributo affinché le cose vadano in un certo modo. Carl Wilhelm si gira su se stesso, portando il mare alla sua sinistra. Affretta il passo fino a raggiungere il suo ufficio su Sveavägen. Sulle scale di legno praticamente corre. Tanto oggi è domenica e nello studio non c'è nessuno. In biblioteca passa in rassegna alcuni grossi volumi sullo scaffale, poi ne tira fuori uno con la data 1905. Lo apre, scorre l'indice, poi salta subito alla pagina che gli interessa. Chiude il volume. Sì, così può funzionare. Ma restare lì a lavorare non è sicuro. È meglio tornare a casa. Adesso che sa quello che deve fare, non ci vorrà molto. Vorrebbe portarsi a casa il volume, ma lasciare uno spazio vuoto proprio in quel punto, in biblioteca, desterebbe troppi sospetti. In piedi, senza togliersi la giacca, copia qualche dato sul suo taccuino. Dopo mesi di tensione, gli scappa finalmente un sorriso. Thank you.
Berna, 1905. A vederlo da fuori, si stenta a credere che la storia possa passare da questo austero edificio all'angolo tra Schweigergasse e Genfergasse. Qui Albert lavora come tecnico di terza classe. Ha ottenuto il posto grazie a una raccomandazione dopo essere stato rifiutato come assistente in diverse università tedesche, svizzere, olandesi e italiane. La sua tesi di dottorato, d'altronde, è stata un piccolo calvario, consegnata in ritardo e in seguito corretta da alcuni errori. Il lavoro di Albert consiste principalmente nel valutare richieste di brevetto. Una parte rilevante di queste richieste riguarda la misurazione del tempo, orologi e soprattutto sistemi per la regolazione e la sincronizzazione degli orologi. Coordinare il tempo in un'Europa in cui si stanno sviluppando rapidamente i trasporti ferroviari è un problema di grande importanza. Cronometri sempre più sofisticati, congegni per far viaggiare i segnali orari attraverso i cavi telefonici o perfino senza fili si susseguono sulla scrivania di Albert. Sta in guardia, lo ammonisce il suo burbero superiore, evita di condividere il modo di pensare dell'inventore. Parti dal presupposto che qualunque cosa trovi scritta nella richiesta di brevetto sia sbagliata. Albert ci prova, passa in ufficio 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana. A pranzo va spesso al caffè Bulbeck, vicino alla stazione, passando davanti al grande orologio dell'ingresso che vigila sulle puntuali partenze e arrivi dei treni. È uno dei numerosi orologi elettrici coordinati di cui la città di Berna va fiera. Un altro, forse il più bello, sta sulla torre di Kramgasse. Albert lo vede ogni mattina, quando uscendo di casa, svolta a sinistra verso l'ufficio brevetti, e ogni sera, quando torna a casa un po' depresso, al pensiero che anche oggi non ha potuto fare molto per sviluppare quella certa idea che gli frulla in testa da qualche tempo. Anche perché quando esce, la biblioteca dell'università è già chiusa da un pezzo, e lui non è ancora riuscito a leggere alcuni recenti lavori di colleghi che forse potrebbero aiutarlo a chiarirsi le idee, chissà. In Kramgasse, al secondo piano del civico 49, Albert vive con la moglie Mileva e 2 bambini in un modesto bilocale. Mentre Mileva prepara la cena, Albert si diverte a costruire, per la gioia del bimbo più piccolo, trenini con le scatole di fiammiferi. Quei treni, i cui movimenti gli inventori di tutta Europa si stanno ingegnando a coordinare con i più sofisticati cronometri. Sul tavolo del soggiorno, la sera, sotto il grande orologio a pendolo, continua i propri studi. E poi probabilmente anche in ufficio, tra una pratica e l'altra, come il più classico degli impiegati che coltiva una passione di nascosto dal capo. Quando un collega va a trovarlo, apre il cassetto della scrivania, questo è il mio ufficio di fisica teorica, dice ridendo. Quando fa una domanda per essere promosso tecnico di seconda classe, il capo gliela respinge. Ha fatto progressi, scrive, ma deve ancora acquistare familiarità con l'ingegneria meccanica. Un giorno di quella primavera sta passeggiando con il suo amico del cuore, Michele. Parlano di musica, di pettegolezzi sul personale dell'ufficio brevetti, ma soprattutto di elettromagnetismo. E poi del problema, il vero problema, su cui Albert si arrovella da quando aveva 16 anni. A un certo punto Michele deve ripetere una domanda, perché Albert non risponde. Si gira e non lo vede più. Poi lo scorge sotto il portico, impalato e silenzioso, a fissare il vuoto. E Albert dorme malissimo. Il giorno dopo, appena incontra Michele, lo ringrazia. Ho completamente risolto il problema, dice. Passeggiando, lo guida sulla collina a nord-est di Berna. Da lì indica col dito la torre dell'orologio di Berna e poi la torre dell'orologio di Muri, il paesino prediletto dagli aristocratici bernesi. Torna a casa e scrive a un altro amico, Conrad. Se mi mandi la tua dissertazione, promette, presto ti manderò 4 nuovi articoli. Uno ti interesserà sicuramente, dice. Sono 30 pagine di testo e formule che usciranno sulla rivista Annalen der Physik nel giugno 1905. E partono, manco a dirlo, da treni e orologi. Il titolo è Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento. Se io ad esempio dico, scrive Albert, quel treno giunge qui alle 7, ciò equivale a dire in pratica il posizionamento della lancetta del mio orologio e l'arrivo del treno sono eventi simultanei. Passa qualche settimana e Albert continua a pensare al suo articolo. Mi sembra infatti che manchi qualcosa, qualcosa che è l'inevitabile conseguenza di quelle 30 pagine. Lo riprende in mano e scrive un post-scritto di sole 3 pagine. L'idea è divertente e seducente, spiega un amico, ma non so se Dio si stia prendendo gioco di me.
È in queste tre pagine che teorizza ciò che sarà poi riassunto nell'equazione che tutti noi abbiamo visto almeno una volta nella vita, E uguale a MC alla seconda, anche se le lettere che lui utilizza nell'originale sono diverse. Ma in quell'anno mirabile, che poi a dire il vero è una primavera estate mirabile, Albert ha scritto altri due articoli. Uno è la sua tesi di dottorato. L'altro è intitolato Un punto di vista euristico relativo alla generazione e alla trasformazione della luce e occupa le pagine da 132 a 148 dello stesso volume degli Annali del Physique. La luce. Stoccolma, 1922. Ogni grande impresa ha bisogno di un nemico, e il nemico di Carl Wilhelm Mosén si chiama Alvar Gullstrand. A guardare una sua foto oggi, il suo sguardo da duro mette un po' paura, ma forse è il senno di poi. Anche Alvar, a modo suo, si occupa di luce. Il suo lavoro è stato fondamentale per comprendere la rifrazione della luce nell'occhio. Se oggi andate a farvi una visita oculistica, lo strumento che il medico utilizza per guardarvi gli occhi è ancora oggi basato su una sua invenzione, la lampada a fessura. Nel 1911 Gullstrand ha ricevuto il premio Nobel per la medicina. Era stato proposto anche per il premio Nobel per la fisica, ha preferito quello in medicina, ma poi si è fatto eleggere nel comitato Nobel per la fisica.
È in quel comitato che si raccolgono le segnalazioni di potenziali candidati ricevute dai colleghi di tutto il mondo e le si valuta, formulando le proposte di assegnazione che saranno poi votate dall'Accademia delle Scienze. Dal 1910 in poi il comitato riceve numerose segnalazioni di potenziali candidati per il Nobel in fisica, ma un nome c'è quasi sempre, quello di Albert. Il comitato però non è convinto dalla teoria della relatività, preferisce attendere ulteriori sviluppi e conferme sperimentali, ma un giorno del novembre 1919 le cose cambiano, o almeno così pare. Albert si sveglia con il proprio nome in prima pagina su alcuni dei più importanti quotidiani internazionali, tra cui il Times di Londra e il New York Times. I giornali raccontano i risultati di una spedizione astronomica che, in occasione di un'eclissi totale di sole, avrebbe confermato la teoria della relatività generale. «Luci tutte sghembe nei cieli», titola il New York Times. «La teoria di Einstein trionfa». Albert è diventato una celebrità mondiale. I media lo inseguono dappertutto per un commento o una foto. O meglio, quasi dappertutto. In Germania non tutti esultano per i successi di Albert. Nel 1920 un gruppo di fisici, tra cui due premi Nobel, Lehner e Stark si chiamano, si mobilita esplicitamente contro Einstein e la relatività, in cui vede l'emblema di una fisica meramente speculativa, lontana dalla concretezza sperimentale e oltretutto pericolosamente in linea con i fermenti rivoluzionari dell'epoca in ambito politico e artistico. A questo movimento anti-relatività e anti-Einstein si lega in alcuni casi un sentimento di nazionalismo e antisemitismo. Un agitatore e attivista antisemita, Paul Wieland, organizza a partire dal 1920 alla Filarmonica di Berlino una serie di conferenze contro la relatività, che egli definisce dadaismo scientifico. Nel frattempo però le proposte per assegnare ad Albert il Nobel in fisica diventano una piccola valanga. Nel 1921, su 21 nomi proposti, il suo figura 14 volte. Gli accademici svedesi restano perplessi, forse anche infastiditi dall'eccitazione che impazza ormai anche in Svezia per quella teoria così complicata da capire. Ad alcuni di loro riesce difficile, magari, immaginare la testa spettinata e il carattere anticonformista di Albert all'austera e compunta cerimonia Nobel. Ma qualcosa, a quel punto, bisogna fare. È qui che entra in scena Alvar. Si prende lui l'incarico di compilare una relazione sulla relatività. Alcune cose non le capisce e se le fa spiegare da Carl Wieland, che dal punto di vista teorico ne sa molto più di lui. Alvar tira fuori continue obiezioni alla relatività e Carl Wieland con pazienza gliele smonta tutte. Alla fine Alvar scrive un dossier di 50 pagine in cui fondamentalmente liquida la relatività come mera speculazione, più metafisica che fisica. Quando l'Accademia delle Scienze si riunisce, la maggioranza dei colleghi è ben disposta a seguire Alvar e il suo giudizio negativo sulle teorie di Einstein. Qualcuno obietta timidamente che il caso potrebbe diventare imbarazzante per l'Accademia, dopotutto quello scienziato ormai è più famoso del premio Nobel stesso. Ma Alvar chiude bruscamente la discussione. Einstein non deve mai ricevere un premio Nobel, nemmeno se ce lo chiede il mondo intero. Il premio Nobel per la fisica nel 1921 non viene assegnato a nessuno, è tenuto da parte per l'anno successivo. Thank you.
Berlino, 1922. La situazione in Germania sta degenerando. In primavera Albert è criticato per una sua visita in Francia, il nemico storico. Ormai sta relativizzando anche i nostri sentimenti e l'onore nazionale, dicono di lui. La mattina del 24 giugno il ministro degli esteri Walter Rathenau, ebreo e amico di Albert, sta andando in auto dalla sua villa al ministero. Un'auto si affianca, partono dei colpi di pistola. Gli assassini vengono fermati, sono due ex ufficiali dell'esercito. Forse la polizia trova una lista, forse la lista è solo metaforica, ma ormai sono in tanti a pensare che Albert possa essere uno dei prossimi obiettivi. In autunno è atteso come ospite d'onore al convegno annuale di un'importante associazione scientifica, l'IPSIA, ma il 5 agosto sul quotidiano della città compare un minaccioso documento di protesta contro Albert e la relatività, promosso da numerosi fisici, tra cui Lennart e Gerke. L'8 agosto un altro quotidiano titola Einstein auf der Mordliste, Einstein sulla lista dei prossimi assassini. A quel punto Albert ha già rinunciato alla conferenza di Lipsia e riduce al minimo indispensabile le sue apparizioni pubbliche. Stoccolma, 1922. Carl Wilhelm si presenta alla riunione del 30 maggio del Comitato Nobel per la Fisica. L'anno precedente si è guadagnato la fiducia dei colleghi anche con le sue pazienti spiegazioni ad Alvar.
I più saggi si rendono conto dell'importanza delle sue competenze in fisica teorica. Se poi tanto si deve chiedere consiglio a lui, tanto vale coinvolgerlo subito. Gli altri ancora non lo sanno, ma Carl Wilhelm ha un piano. L'unico che gli può permettere di superare Alvar e la sua opposizione categorica alla relatività. La riunione va esattamente come Carl Wilhelm ha previsto. Ad Alvar l'incarico di aggiornare il rapporto sulla relatività. A Carl Wilhelm stesso il compito di presentare la teoria dell'effetto fotoelettrico, anzi la scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico. Non sia mai che il termine teoria suoni troppo speculativo. Il 22 luglio 1922 Alvar consegna il suo rapporto e si sa già quello che aspettarsi. Un'altra decisa stroncatura, se possibile ancora più dura, la relatività. Poco dopo arriva anche il rapporto di Carl Wilhelm e stavolta nessuno ha il coraggio di obiettare alcunché. Ad Albert va il Nobel tenuto da parte nel 1921 per i suoi servigi alla fisica teorica e in particolare per la scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico. Non appena la notizia si diffonde, l'eccitazione e l'attesa per l'arrivo di Albert pervadono tutta la Svezia. Alcuni rabbrividiscono però quando circola anche la notizia di una visita in Svezia dell'agitatore Paul Wilhelm. Un tentativo di sobillare le frange più estremiste contro l'arrivo di Albert o la pianificazione di uno spettacolare attentato, magari proprio in occasione della cerimonia di premiazione. Thank you.
piroscafo diretto in Giappone, 1922. Alla cerimonia di Stoccolma, nell'anniversario della morte del fondatore del premio Alfred Nobel, però, Albert non c'è. La sua sedia rimane vuota davanti al re di Svezia. La notizia del premio, infatti, lo raggiunge mentre è in viaggio sul piroscafo verso il Giappone, dove trascorre alcuni mesi assai piacevoli, lontano dalle preoccupazioni che lo affliggono in patria. Il riconoscimento lo gratifica e gli porta sollievo anche finanziario, anche se anni prima ha pattuito con l'ex moglie Mileva, nell'ambito degli accordi di separazione, di destinarle l'importo nel caso avesse ricevuto il prestigioso e cospicuo premio dell'Accademia delle Scienze. Forse un sospiro di sollievo davanti a quella sedia vuota lo tirano anche alcuni membri dell'Accademia. Chissà come avrebbe reagito il carattere insofferente di Albert davanti a quel singolare diploma Nobel che, caso unico nella storia, porta impresso una specie di disclaimer. La relatività scotta ancora per alcuni fisici del comitato e dunque si mettono le mani avanti. Si assegna ad Albert il premio, recita il singolare diploma, indipendentemente dal valore che dopo eventuale conferma possa essere attribuito alla teoria della relatività e della gravitazione. E con la notizia del premio, non contenti, gli si raccomanda anche di non menzionare la relatività nel suo discorso ufficiale di accettazione. Raccomandazione inutile, peraltro, visto che Albert alla cerimonia non può andare. Il premio sarà poi assegnato l'anno dopo, ma ancora una volta non a Stoccolma. Albert lo riceverà in occasione di un convegno, nella sala dei concerti del Parco Liseberg a Göteborg. In prima fila, tra gli altri, uno spettatore desideroso di imparare qualcosa sulla relatività. Re Gustavo V di Svezia. Londra, 1933. Il 30 gennaio Hitler prende il potere in Germania. In aprile i conti correnti di Albert vengono messi sotto sequestro. Soggiorna in Belgio, Svizzera e Regno Unito. Alla seconda moglie, che con la valigia in mano si volta a guardare la loro casetta fuori Berlino, dice: guardala bene, non la vedrai mai più. Poi la partenza per gli Stati Uniti, destinazione Princeton. Dalla Germania se ne va, tra gli altri, anche un brillante allievo di Albert, il fisico di origine ungherese di famiglia ebraica Leo Szilard. Leo prende i suoi risparmi e dal giorno alla notte si trasferisce all'Imperial Hotel di Londra. Il 12 settembre 1933, in una piovosa mattina londinese, Leo si ferma al semaforo pedonale all'incrocio tra Southampton Row e Russell Square. Quella mattina, facendo colazione, ha letto sul Times il resoconto di una conferenza del grande fisico Lord Rutherford. Passando in rassegna gli ultimi sviluppi della fisica atomica, pare che Rutherford abbia detto che sì, forse si potrebbe ricavare energia bombardando gli atomi, ma il procedimento sarebbe scadente e inefficiente, e chi ci sperasse parlerebbe di chiaro di luna, un modo per dire follia. Non è dato sapere se l'inglese approssimativo di Leo gli consenta di cogliere appieno il significato di quell'espressione, fatto sta che egli comincia a rimuginare in modo ossessivo sulla questione. E allora gli torna in mente una lettura che lo aveva tanto impressionato qualche anno prima, un romanzo dello scrittore Herbert George Wells, Il mondo liberato, in cui si ipotizzava una guerra condotta con armi atomiche. L'impressione era stata tale che Leo aveva voluto incontrare personalmente Wells e acquistare perfino i diritti di un altro suo scritto per pubblicarlo in Europa centrale. E se il grande Rutherford per una volta avesse torto? Il semaforo passa sul verde. Leo scende e subito risale sul marciapiede. In testa, come un'auto veloce all'incrocio, gli sfreccia l'intuizione di come potrebbe funzionare una reazione nucleare a catena.
Località di villeggiatura della costa orientale. I due a bordo, ormai scoraggiati, non riescono a raggiungere la propria destinazione, stanno per rinunciare e tornare indietro. Alla fine uno di loro vede un bambino e prova a chiedere a lui, per caso, sa dove abita il celebre professore? Il bambino lo sa e li accompagna. I due asperduti automobilisti sono Leo e un suo collega fisico, ungherese anche lui. È lui che guida perché Leo non ha la patente. Hanno un messaggio urgente per il maestro di Leo, Albert, che qui trascorre qualche settimana di vacanza. Un messaggio che solo lui, premio Nobel e ormai personalità pubblica consacrata, può far arrivare a chi di dovere. Tutti ormai stanno a sentire quando parla Albert. Albert offre ai due ospiti del tè freddo, poi ascolta in silenzio quello che Leo ha da dirgli. Da quell'idea scaturita un incrocio londinese fino ai lavori di Joliot e Fermi, e alla notizia che l'uranio non esce più dalle miniere cecoslovacche dopo che la Germania le ha occupate. Eventi che sembrano concatenarsi come nella reazione a catena immaginata da Leo. Alla fine Albert commenta candido: non
non ci avevo proprio pensato. L'idea di Leo è che Albert scriva alla regina del Belgio, con cui è in confidenza dai tempi della sua visita in quel paese. Il Belgio controlla il Congo, ricco di risorse di uranio. È Eugène, l'autista, ad avere l'idea di scrivere invece direttamente al presidente degli Stati Uniti, Roosevelt. Un conoscente è in grado di far arrivare la lettera direttamente nelle mani del presidente, assicura. E Roosevelt sarà sicuramente a sentire. Il presidente e Albert si sono incontrati già quell'anno. Hanno patito insieme il caldo di una già torrida domenica d'aprile, in attesa di aprire con i rispettivi discorsi l'esposizione universale di New York dedicata al progresso. Albert prende un foglio e scrive. La lettera sollecita il presidente a stabilire un contatto permanente tra l'amministrazione e il gruppo di fisici che lavorano sulle reazioni a catena in America. E lo mette anche in guardia sulla possibilità che la Germania stia facendo passi avanti nella stessa direzione. Los Alamos e Hiroshima, 1945. All'alba del 16 luglio, il fisico Robert Oppenheimer vede il cielo del New Mexico illuminato a giorno
dalla colossale esplosione del Gingillo. Così i fisici e tecnici preferiscono chiamare l'ordigno realizzato sotto la sua supervisione per evitare il termine bomba. Una bomba comparsa per la prima volta come scarabocchio sulla lavagna di Robert un giorno di febbraio 1939, dopo che Lewis, un giovane fisico, è arrivato da lui di corsa, schizzando via da una poltrona di barbiere con in mano una copia del San Francisco Chronicle. Professore, guardi questo articolo sul congresso di Washington, non è incredibile quello che dicono Bohr e Fermi? Alle 8:15 del 6 agosto 1945, il pilota Paul Tibbets sgancia un altro ordigno che distrugge la città giapponese di Hiroshima, provocando 100.000 morti. Sono passati esattamente 6 anni dalla lettera di Albert al presidente americano. In mezzo ci sono alcuni dei più grandi fisici del Novecento, 2 presidenti degli Stati Uniti, lo stesso Roosevelt e Truman, che gli è subentrato e ha dato poi lui l'ordine di sganciare la bomba su una città giapponese. Un gruppo di partigiani norvegesi che è riuscito a sabotare rocambolescamente la produzione di acqua pesante e con essa i progetti nucleari tedeschi. Nel luglio del 1946 la rivista americana Time mette in copertina il fungo dell'esplosione atomica accanto alla faccia di Albert, che pure non ha avuto alcun coinvolgimento diretto nel progetto dopo la sua lettera del 1939. Sull'immagine del fungo campeggia anche la sua celebre equazione sul rapporto tra massa ed energia. Ho fatto un solo errore nella mia vita, quando ho firmato quella lettera al presidente Roosevelt, disse anni dopo Albert al premio Nobel per la chimica e per la pace, Linus Pauling. Senza la lettera di Albert, sarebbe mai partito il progetto Manhattan per la realizzazione della bomba atomica? Se Carl Wilhelm non si fosse intestardito nella sua battaglia contro i colleghi svedesi e se Albert non avesse ricevuto il premio Nobel, sarebbe stato in grado di scrivere al presidente degli Stati Uniti e ricevere la sua attenzione? Senza l'ottusa opposizione di Alva all'assegnazione del Nobel ad Albert,
Il premio sarebbe stato assegnato l'anno prima, nella consueta cerimonia a Stoccolma, fornendo magari l'occasione per uno spettacolare attentato ad Albert da parte dei gruppi estremisti che ormai lo avevano preso di mira. Ma forse sarebbe bastato anche molto meno. Se le condizioni meteo su Los Alamos fossero state diverse in quella mattina di luglio in cui più volte il test della bomba rischiò di saltare. O se il bambino di Peconic non avesse saputo dove abitava Albert. O se Leo non avesse letto la notizia della conferenza di Rutherford o non avesse letto il romanzo di Wells. Forse aveva ragione Carl Wilhelm. Anche una particella minuscola, in certe condizioni, può dare il proprio contributo affinché le cose vadano in un certo modo. Forse aveva ragione Albert quando commentò la teoria dei quanti. Forse Dio non gioca a dadi. Forse non gioca a dadi neppure il diavolo. Thank you.
scusate, io sono un po' commosso, però vorrei ringraziare il presidente, il direttore del Muse, tutto il personale che, a cui abbiamo rovinato le vacanze per organizzare questa follia, Arturo Stalteri. E tutti voi, grazie per essere qui con noi oggi a condividere questa giornata e questo momento. Grazie.